Per che ragione non me l'hai detto subito? Era meglio se stavo zitto. Probabilmente sono fantasie mie. Perché stai cercando di mentire? Tutto ciò che hai detto è vero. Tu non sei capace di inventarti niente. Inoltre è perfettamente logico che abbia scritto una lettera e che Segundo si sia prestato a spedirgliela. Dimmi in che isola, in che porto? Oh, padrone, io non lo so. Come non lo sai? Parla! È che non mi ricordo. Ho una confusione in testa. Non vi arrabbiate con la padrona. Non ditele che ve l'ho raccontato io. Io non sapevo che vi sareste arrabbiato così. Io... Stai zitto una buona volta. Sì, mi ricordo che Segundo ha imbucato una lettera. Mi ha detto che era per sua sorella. Deve essere così. Magari Segundo non sa scrivere. Non dire altre stupidaggini. Padrone, non vi arrabbiate così senza sapere. Io sono così stupido che mi confondo. Davvero, non so niente. Indagate voi. Indagate. E poi... Sì, forse hai ragione. Credo che sarà lei a rispondermi. Ascoltatemi. Torniamo un'altra volta alla nave, così parlerete con la padrona. Vorrei poter tornare alla nave immediatamente, ma non è possibile. Devo prima andare alla Capitaneria Generale. Credo che sia questa. Ho bisogno del permesso per poter sbarcare il carico, per far scendere gli altri dall'Uzbel. Siete voi il padrone dell'Uzbel? Per servirla, ufficiale. Ma che succede? La stavamo aspettando e siamo venuti a prenderla. A me? Non siete conosciuto forse come Juan del Diablo? Certo, signore. Ma cosa volete? Qui ho l'immatricolazione della mia nave. E i miei documenti sono in ordine. Sono venuto solo per il permesso di sbarco per il carico. Che cosa volete da me? In nome del governo di Francia vi dichiaro in arresto. Che cosa hai detto a mio figlio? La verità. Che verità? Ti sto domandando che verità hai raccontato a mio figlio. La verità è una sola, signora. No, lasciamo stare. Se avessi detto tutta la verità non saresti viva e non potresti ricevermi con questa superbia in me. Per favore, signora, adesso basta. Fino a quando pensate che può durare la mia pazienza? Cosa stai dicendo? Che sono stufa, che ne ho abbastanza di scenate e di rimproveri. Gli ho detto la verità del mio unico peccato. Del tuo unico peccato? Io non ne riconosco altro che aver permesso che mia sorella si sposasse con Juan del Diablo. Com'è possibile che tu dica così? Anche se, in fondo, è Renato l'unico colpevole, signora. Sì, per la sua violenza, per la sua gelosia assurda. Egli mi ha costretta in una situazione tale che non mi restava altra scelta che assentire a quelle nozze. O permettere che egli accusasse me al posto suo. Ahimè. Ahimè. E cosa potevo fare io con un pazzo come Renato? Ma cosa ti sei azzardata a dire? Parlo secondo logica, signora. Ma ti sei già dimenticata quello che mi hai confessato? Io?
E cosa avrei confessato, secondo voi? Senti, Amy, per favore, non continuare con quel tono cinico, perché sono capace di chiamare... Ah, sì, lo so, certamente. Tutti quanti sono capaci di buttarsi contro di me in questa casa. Sei una... Sono una d'Otremont, signore. Questo forse non mi dà nessun diritto. Sì. Dovrebbe darti l'obbligo di essere decente. Adesso basta, signora. Ne ho abbastanza di dovermi scusare ogni volta. Sono stanca di tremare, di nascondermi e di sperare nel vostro inutile aiuto. Questo è il colmo. Io ho già detto tutto a Renato. Gli ho confessato tutto. E lui mi ha compresa e mi ha perdonata. Stai mentendo. Stai mentendo ancora una volta, come sempre. No, signore. Adesso è finita. No. Non è finita. Hai detto a mio figlio un'altra menzogna. Lo hai imbrogliato con una nuova farsa. Sei un mostro di ipocrisia. Di doppiezza, di cinismo. Purtroppo ti ho capita troppo tardi. Sì, anch'io ho capito tutto troppo tardi. Che questa casa è un vero inferno, signora. Non sei degna di viverci, ahimè. Bene, qui comandano tutti meno Renato, che voi maneggiate come se fosse un imbecille. Taci. Taci! No, non tacerò, signora. Lui sa perfettamente che cosa ho fatto. E mi ha perdonata. È qualcosa che riguarda solo lui. Lui e me, solamente noi due. Ci riguarda tutti, disgraziatamente. Hai giocato sporco, ancora una volta e nel peggiore dei modi. Sai cosa ha fatto mio figlio, spinto dalla tua menzogna? Se n'è andato a Saint-Pierre. Ma non vi preoccupate, signora. Presto gli passerà l'arrabbiatura. Ha buttato su di sé tutto lo scandalo, volontariamente, dal quale io credevo d'averlo liberato. Cosa? Ha denunciato... Juan del Diablo. Ha chiesto che trattengano la sua nave. Ed è partito personalmente verso la Dominica al fine di riscattare Monica, affrontando quella bestia, quella cosa orribile che è Juan del Diablo. Renato ha fatto questo. Guarda fin dove l'hai portato con i tuoi inganni. Ripeto che gli ho detto solo la verità. Solo la verità. Che Monica era innocente. Che Juan non gli era debitore di niente in realtà. Io gli ho detto solamente questo. Non gli ho detto altro che questo. Questo e nient'altro. Sì. Adesso capisco il suo comportamento. Egli disperato, sentendosi colpevole, si gioca il tutto per tutto, cercando di porre rimedio al male fatto. Solo per costringersi a dire la verità. Come se tu fossi capace di dirla la verità una sola volta. E volete che io la dica? Beh, lo farò se insistete ancora. Lo farò perché una buona volta mi uccida. Se è veramente un uomo. Cosa che non credo. Avrei dovuto lasciare che lo facesse. Lasciatemi. Avrei dovuto essere io stessa a dire a Renato che non meriti di vivere. Che la faccia finita con te una buona volta. Ma non è per te. Non è per te che lo faccio. No. Non è per te che ho taciuto sostenendo la tua infamia, ma per quel figlio che stai per dargli. Per quel figlio che avrà il mio sangue,
disgraziatamente. Per quella creatura innocente che non è ancora nata, taccio e ho taciuto. E per lei ti chiedo di prepararti a venire con me a Saint-Pierre. A Saint-Pierre per fare cosa? Per ricorrere a tutte le nostre amicizie. Per buttarci ai piedi del governatore, supplicando il suo aiuto. Per fermare lo scandalo con cui Juan del Diablo ti coprirà di fango. A me? A me perché? Tu non puoi lasciarti infangare perché sei la moglie di Renato d'Autremont. E allora? Molto presto arresteranno Juan del Diablo e lo porteranno davanti al tribunale. Lo arresteranno. Lo arresteranno? Esattamente. E Monica? Arresteranno anche lei? Vive ancora Monica? Che ne è stato di lei? Suppongo che non ti importi se viva o morta, perché non hai né cuore né coscienza. Adesso basta con gli insulti, signora. Beh, non ce n'è uno che tu non ti meriti. Ma non continuerò a discutere. Ti darò solo ordini d'ora in poi. Ricordalo bene. Preparati in fretta per venire con me. La accetterai tutto quanto io dirò. E obbedirai a quanto io comanderò. Senza dire una parola. Senza una replica e senza ribellarti, hai capito? Lasciatemi! Sei giunta al limite della mia pazienza. E ancora non sai di che cosa sono capace. Volete minacciarmi, forse? Sì. E ti minaccio di morte. Obbediscimi senza una parola, o farò che tu paghi le tue infamie nel modo più crudele. Ma signora... Basta. Fra 10 minuti ti aspetterò nella vettura. Preparati in fretta, hai capito? Come si è arrabbiata la signora Sofia. Ancora un po' e scardinava la porta, eh? Ah, bene. Eri qui? Stavi ascoltando, eh? Beh, mia signora. Ascolti sempre tutto, eh? E proprio come fa Janina, cosa c'è di tanto strano? Ma adesso, quello che devo fare è aiutarvi a vestirvi, signora. Perché nessuno sopporterà la padrona se non siete pronte per quanto vi ha detto. A me non importa cosa farà la padrona. Io non voglio andare con lei. Non voglio andare con lei! Oh, mia signora, pensateci. Se la signora Sofia vi si mette contro, chi vi potrà più aiutare? Mi aiuterà Renato. Ora non è più geloso. Adesso lo tengo in pugno. E se è necessario... Mi resta anche Gracián de la Fuente. Segundo! Sì? Segundo! Che succede? Il padrone, il padrone! Il padrone cosa? L'hanno preso. Cosa? Proprio lì. Lì nella casa grande. L'hanno messo dentro. Ho sentito gridare che avrebbe ucciso chi lo avrebbe toccato. Ma che cosa stai dicendo? Io ero in strada quando l'hanno messo dentro. Ho voluto entrare e mi hanno scacciato a pedate. C'erano i soldati, molti soldati, e sono corsi tutti. Quando è successo, Colibri? Adesso, proprio adesso. Maledizione. Cosa farai, secondo? Cosa farai per liberarlo? E che posso fare io? Che posso fare? C'erano molti soldati.
Cosa gli faranno? Lo uccideranno! Stai zitto un po'! Bisogna avvisare la padrona. La padrona farà certamente qualcosa. Ma cosa può fare una povera donna? Marcel! Martin! Julian! Poco fa l'ho preso il comandante! I poliziotti l'hanno ciuffato! Aguilla! Padrona! Padrona! Colibri, che succede? Hanno portato via il padrone, mia signora! I soldati lo hanno imprigionato! Ma non può essere! Perché? Secondo! Aguilla! L'hanno preso, signora! L'hanno preso! L'ho già detto anche a Segundo! E lui non sa cosa fare! Voi sì, vero? Voi sì! Ma perché l'hanno preso? Cosa ha fatto lui? Oh, niente, padrona, niente! Era con i documenti per farsi dare il permesso e consegnare il carico e riscuotere. Di colpo sono usciti i soldati e l'hanno portato dentro. Io ho cercato di entrare, ma mi hanno scacciato. Uno mi ha toccato con il fucile qui. Guardate, signora. Oh, mio Dio, ma questo è il colmo. Ora bisogna fare qualcosa. Sì, certamente bisogna fare qualcosa. Ma non so che fare. Dov'è Segundo? Dove sono i marinai? Sono scappati via. Ma non è possibile. Segundo! Aguilla! Aguilla! Dove si sono cacciati? Perché non rispondono? Sicuramente hanno preso la scialuppa per scappare. O si sono nascosti nella stiva. Nascondersi? Hanno paura, padrona. Hanno paura di cosa? Hanno preso il padrone. E forse hanno paura di finire in prigione. O di essere picchiati dai soldati. È quello che ci fanno sempre. Ma questo è spaventoso. Abbandonarlo così. Io non ho paura, padrona. Io non ho paura. Anche se mi uccideranno, vi seguirò ovunque. Farete qualcosa, vero? Voi farete qualcosa. Stai tranquilla, farò tutto quello che devo fare. Vieni con me. Scenderemo immediatamente a terra. Ma non riesco a credere che Segundo... Segundo era disperato. Anche lui è scappato. Se Quan non ha fatto nulla, questa ingiustizia deve avere rimedio. Vedrò il governatore. Vedrò chi di dovere. Calma, non avere paura. Non ti succederà niente. Prendete tutto l'equipaggio. Fermate quelli che sono nella scialuppa. E che non scappi nessuno. Un momento, signor ufficiale. Accidenti, una donna. Volete dirmi che cosa significa tutto questo, ufficiale? Dovevo proprio vederlo per crederci. Siete per caso la donna di Quan del Diablo? Sono la moglie di Quan de Dios, comandante e proprietario di questa goletta. So che l'hanno fermato e arrestato senza che vi fosse alcuna provocazione da parte sua. Perquisite tutto con cura. Guardate se nella stiva ci sono esplosivi o armi. Vi ho chiesto cosa significa tutto ciò. Le precauzioni d'abitudine, signora, sono responsabili della vita dei miei soldati. E non di questo errore? Io non so se vi sia un errore. Obbedisco a ordini superiori. E che ordini sono questi? Da chi viene l'ordine di arrestare Quan? E requisire la sua nave? Cosa ha fatto lui? Io non so cosa abbia fatto né mi riguarda. Arrestate chiunque trovate e legate ogni uomo che oppone resistenza. Portatevi il ragazzo. Nessuno toccherà questo bambino. Adesso basta, qui sono tutti in arresto. E anche voi. Non mi importa di niente, signora de Dios o del Diablo. No! Forse dovrebbe interessarvi per l'onore della divisa che portate. Cosa dite? La state disonorando con la vostra brutalità. Basta, signora, non obbligatevi. Un momento. Monica. Renato. Renato. Mia povera Monica. Renato, devi impedire tutto questo. Signora! Lasciate stare quel bimbo! Lasciatelo! Aspetta, calmati. Al bambino non succederà niente. Ma non puoi permettere che lo portino via. Non gli faranno alcun male. Ti do la mia parola, te lo prometto. Ma non capisco. Perché hanno fatto tutto questo, calmati, Renato? Calmati, Monica, calmati. Cosa significa questo errore, questa confusione? Io ti supplico di calmarti. Di fidarti di me. Non è successo niente di straordinario. Non succederà nulla. Come sarebbe? Non succederà nulla. Si prendono la nave. Hanno arrestato Quan.
Hanno maltrattato Colibri. Ci deve essere un terribile errore. Devi impedirlo, Renato. Ti ho pregata di tranquillizzarti. Ma come posso farlo? Perché hanno fatto questo? Chi ha fatto questo? Io. Tu. Ma non può essere. Sì, Monica. Sono stato io. Ma devi essere pazzo. Sto perfettamente bene. E cosa hanno fatto a Quan? Dov'è Quan? Vieni con me. Saprai tutto con tempo e con calma. Quan è dove deve stare. Sì. Ho anche Gracián de la Fuente. Ah, signora, su quello lì non ci conterei troppo. Si sta mettendo tutto così male, le cose si stanno complicando da far paura. Beh, per un verso sì. Ma dall'altro, meglio che le cose scoppino una buona volta. Se fossi in voi, non conterei su Gracián de la Fuente, visto che avete il signor Renato dalla vostra, come dite di avere. Sì, forse è vero. Credo che potrò averlo. Ah, signora, io non so come. La verità è che non vi capisco. E non è il caso. Ma adesso sì, comincio a vedere chiare le cose. Sì, naturalmente. Aiutami a vestirmi. Adesso sì che io devo andare a Saint-Pierre. Ma come? Avete cambiato idea? Credo che tutto si sistemerà. A volte, Anna, non tutto il male viene per nuocere. Io continuo a non capirvi, signora. Beh, non fa niente, non ha importanza. Donna Sofia mi obbliga ad andare con lei a Saint-Pierre per farmi sua complice. Naturalmente, e in un certo qual modo andrà contro la volontà di Renato. Ma dicono che il signor Renato è andato non so dove, in un'altra isola, no? Sì. Il governatore può annullare l'ordine con un cablogramma. Ed è quello che vuole mia suocera. Quale ordine, mia signora? Quello di arrestare Quan. Sì, lui può farlo. E se non arriva in tempo e lo hanno già arrestato, forse sarà meglio così. Ho avuto molta paura, ma ora non ne ho più. La fortuna è sempre con gli audaci. E io farò in modo che Renato abbia fiducia in me. Che torni a volermi bene. E così farò uscire Quan dal carcere. Lo farò in qualunque modo. Ordirò intrighi, corromperò, farò qualsiasi cosa. E alla fine resteremo a vivere a Saint-Pierre, lontano da questa casa maledetta. E questo sì che mi piace, signora, e l'ho capito molto bene. E quando il bimbo nascerà? Il bimbo? Il bimbo, certo, il bimbo che voi avrete. Ah, sì, certo. È stata l'ultima cosa che ha detto vostra suocera, no? Sì. Ed è l'unica cosa che non va bene. Devo avere un figlio. Devo avere un figlio a qualunque costo. Ah, per l'amor del cielo, vi chiamano di già da parte della padrona e non vi siete neanche vestita. Esci e di che mi aspetti in un momento, solo un momento. Riferisci il messaggio e torna subito a prepararmi una valigia, capito? Una valigia? Sì, certamente. Ci fermeremo qualche giorno a Saint-Pierre. Ho capito, vengo, vengo. Sì, rivedrò Quan. Sì, lo rivedrò, Dio mio. L'unica cosa grave è il bambino. Questo bimbo che deve nascere. Ecco fatto, signora. La signora Sofia mi ha dato a dirvi molte cose, ma è meglio che vi vestiate. E io preparo le mie cose, perché naturalmente mi portate con voi, no? Io? Portarti? Per aiutarvi, per avere cura di voi. Quella che è venuta a chiamare era Janina. La padrona Sofia se la porta sempre con sé. E va bene, ti porterò con me. Ma adesso sbrigati. Non voglio che mia suocera si arrabbi. Padrone, state meglio, padrone.
Come vi sentite? State meglio, vero? Secondo, dove siamo? Ci hanno presi tutti, padrone. Maledetti. Ci hanno presi. Hai detto che ci hanno presi? Sì. Sì, ricordo. Hai detto a tutti? Io ho resistito, per questo mi hanno legato. E anche a voi. Quando poi mi hanno ficcato qui, vi ho visto svenuto e legato. Sì, qualcuno mi ha colpito a tradimento. Mi hanno colpito alla nuca, alle spalle, dai vigliacchi! Sì, lo so, padrone. Sono due ore che siete come morto. E adesso... Adesso sto meglio. Mi ricordo tutto perfettamente. Quando mi hanno detto che vi avevano arrestato, abbiamo cercato di fuggire. Ma ci hanno presi sulla scialuppa. E hanno caricato tutti. E dove siamo? Siamo nella stiva del Gallion. Del Gallion? Non ve ne ricordate più? È uno dei guardacoste agli ordini del governatore della Martinica. Era qui. E perché? Sembra che sia venuto a prenderci con questo. Cosa dici? Sì, da Saint-Pierre. È ben carico di poliziotti. Siamo caduti in trappola, padrone. E dove sono gli altri? Secondo me sono in un'altra stiva. Ma non so. A noi ci hanno buttato nella peggiore perché abbiamo fatto resistenza. Non mi hanno dato nemmeno il tempo di fare niente. Neanche di opporre veramente resistenza. Ma se sono tutti qui, che ne è dell'Uzbel? Se lo sono preso. Se lo sono tenuto. E hanno detto che lo confiscavano, non so. Canaglie. E allora che ne è di Monica? Cosa gli hanno fatto di lei? Per la signora non preoccupatevi, padrone. E perché no? A lei non succederà niente. Che cosa ne sai, tu imbecille? Sono buoni a tutto queste canaglie. Devo gridare, devo protestare. Devo sapere cosa hanno fatto a Monica! No, non vi preoccupate. Non vi preoccupate per lei. Ho bisogno di sapere dove l'hanno portata. Se credono di poterla trattare come una donna qualunque, io... No, padrone. Con il Gallion è arrivato uno che sa come devono trattarla. Uno? E chi? Renato Dautremont. Che cosa dici? Mentre ci portavano via ho sentito dire che questo signore era il cognato della signora Monica. Renato. C'era Renato con loro. Allora è stato lui! No, questo non lo so, comandante. Io non dico che è stato lui. Dico solo che lui è arrivato qui sul guardacoste. E che l'hanno visto salire sull'Uzbel quando ci hanno beccati, comandante. Che sia maledetto! Bisogna uscire da qui immediatamente, secondo. Ma da dove, signore? Non mi importa da dove! Per obbligarli a mettermi in libertà! Se grideremo, verranno. Sì, se grideremo, verranno. Sì, se grideremo, ci prenderanno ancora a legnate, padrone. Abbiamo le mani legate. Sì, le mani sono legate. E anche i piedi! Io no, padrone. I miei piedi non sono legati. Allora vai a guardare dall'oblò. E dimmi cosa vedi, avanti! Siamo di fronte al porto. Ancorati a quasi circa 100 pertiche dal molo sud. Vedi il Luzbel? Sì, lo vedo ancora. Non l'hanno toccato. Ci sono scialuppe vicino. C'è gente in coperta. No, non vedo niente. Siamo molto lontani, comandante. Sta venendo qualcuno. Fate attenzione. Colibri. Padrone. Dov'è la tua padrona, Colibri? Dov'è? Sulla nave, padrone. Sull'Uzbel. Mi hanno portato via con la forza.